Io inviterei subito sul palco per i saluti il sindaco Roberto Levaggi. Buona giornata a tutti. Prima di tutto devo ringraziare il nostro presidente Tonino Gozzi, dico il nostro perché Chiavarese lo conosciamo tutti, e per quello che ha fatto per la nostra squadra di calcio, per questa giornata che ci permette tutti insieme di dibattere alcune problematiche importanti e soprattutto, non come amico ma a questo punto come sindaco, come primo cittadino a nome di tutta la città, per il valore aggiunto che dà a questo territorio che è già bellissimo, che ha una grandissima storia. Ne parlavamo prima con Squinzi, che l'ho fatto passare nel nostro vecchio Carugio Dritto, come si dice qui a Genova, dove di natura medievale e risorgimentale, la nostra bellissima città, ma perché dà valore aggiunto attraverso lo sport. E il tema di oggi mi sembra azzeccatissimo. In un momento di difficoltà, di crisi, anche la cosiddetta piccola città o media città, la cosiddetta città di provincia, e il presidente degli industriali nazionali di Confindustria, Squinzi, lo sa perché viene anche lui da una media e piccola città di provincia, sono un po' la spina dorsale di questo grande paese. No, è milanese, allora ho sbagliato, però da Sassuolo. Comunque è un po' la spina dorsale, la media e piccole città di provincia sono un po' la spina dorsale del ceto medio di questo grande paese che è la nostra nazione. 100 anni fa, a poche centinaia di metri da questo posto, in piazza Roma, perché Chiavarese la conosce benissimo, adesso ci sono giardini pubblici, c'è un monumento ai caduti, nasceva nel 1914 la gloriosa squadra dell'Entella, che a differenza di altre città porta il nome del nostro bellissimo fiume, quello che ci divide con Lavagna. Oggi commemoriamo questi 100 anni, ma oltre che una commemorazione di questi 100 anni è anche un momento d'orgoglio, lo voglio dire, e ringrazio tutti gli intervenuti, voglio farlo espressamente a nome di tutti i cittadini chiavaresi. Gian Piero Timossi, che è l'inviato del secolo XIX, che sostituisce La Rocca, che è sempre vicino a noi, l'altra volta è venuto qui La Rocca ad un importante convegno che si intitolava Tiguli al Bivio. Mimo Angeli, che è il direttore del nostro Corriere Mercantile, che tutti conoscete, non ho bisogno di presentazione. Paolo Garimberti, che oltre che presidente del Museo Juventus, ma soprattutto è uno della nostra zona, perché è nato qui, in queste zone, ci ha studiato, e tutti lo conoscete, e Macalli, presidente della Lega Pro, e Valentini, direttore generale della federazione. Io li ringrazio di aver onorato con la loro presenza questa bellissima giornata, che spero che sia interessante per le considerazioni e gli approfondimenti che faremo. Io penso che il rilancio, come dice giustamente il tema, di un'economia, di una città, di medie importanze come è Chiavari, ma un po' tutto il comprensorio, vedo qui anche altri sindaci, la nostra sindachessa di Sestri Levante Valentina Ghio e altri che adesso non vedo ma vorrei citarli tutti, che fanno riferimento un po' al nostro bellissimo Levante Ligure che va dal monte di Portofino sino alla provincia di La Spezia, è un'entità importante sotto il profilo ambientale, sociale, che va rilanciato. Penso che anche attraverso queste iniziative e anche attraverso lo sport e il calcio questo si possa fare. Per questo che ringrazio particolarmente, ma lo dico senza piaggeria, ma lo dico col cuore, Squinzi, Giorgio Squinzi, perché come presidente di Confindustria ha preso da 100.000 problemi, e non sta a me adesso elencarli perché problemi noi come nazione ne abbiamo tantissima, e Confindustria in prima linea insieme a tanti altri operatori per risolvere i nostri grandi problemi e rilanciare l'Italia, ha trovato qualche ora di tempo, speriamo rilassanti, dedicati alla nostra città e soprattutto alla nostra grande squadra. Forza Entella! Visto che questo è il nostro compleanno, ogni compleanno ha l'onore ma anche l'onere del discorso, e quindi vorrei invitare il presidente dell'Entella, il professor Antonio Gozzi.
Autorità, illustri ospiti, consentitemi innanzitutto di ringraziarvi per la vostra presenza. Un ringraziamento particolare al Presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, a cui mi legano sentimenti di profonda stima e amicizia maturati in molti anni di comune, dura militanza confindustriale, e al Presidente della Lega Pro, Mario Macalli, che con il coraggio dell'innovatore ha condotto un difficile processo di riforma che finalmente dalla prossima stagione vedrà la luce. Alla fine siamo arrivati all'anno del centenario. Ne parlavamo da tempo, ma la scadenza ci sembrava lontana, quasi irraggiungibile. 100 anni sono tanti per tutti, anche per una squadra di calcio. Pensate a quante storie, a quanti volti, a quante persone si sono succedute in questo lungo tempo. Pensate alla passione passata da una generazione all'altra, al senso di appartenenza e di identità chiavarese che attraverso l'Entella i padri hanno trasmesso ai figli e ai figli dei figli. Quando un gruppo di giovani chiavaresi nel marzo del 1914, qui vicino, in una bottega del centro storico, decise di dare a Chiavari il suo club calcistico e fondò l'Entella, nome del fiume, ma anche di un foglio polemico, politico e popolare, venduto in città fino dal 1864, lo spirito risorgimentale era ancora fortissimo in città. Basti pensare che la realizzazione dei due monumenti a Garibaldi e Mazzini, che nobilitano le due piazze principali di Chiavari, risale a non più di una quindicina d'anni prima della nascita dell'Entella. La nascita stessa del sodalizio sportivo può essere letta come un'espressione di modernità della classe dirigente locale che anche a livello calcistico volle imitare ciò che già era avvenuto in molte città più importanti della nostra. Nella nascita della società ed in particolare nei colori della maglia, bianco-celesti, sta anche il fortissimo legame tra la nostra comunità e il Sud America, Argentina e Buenos Aires in particolare, dove decine di migliaia di persone di questa parte di Liguria erano emigrati a partire dalla metà dell'Ottocento per fuggire la miseria e la fame. Non voglio fare nomi di fondatori, presidenti, atleti, allenatori per non far torto a nessuno, ma di nomi ce ne sono 1082, tutti i giocatori dell'Entella in questi 100 anni, impressi sulle maglie con cui la prima squadra scende in campo questa sera. Mi emoziono quando mi sembra di sentire tutti loro che corrono e soffrono con i nostri 11. Mi emoziono se penso all'energia e alla voglia di vincere che è intrisa in quella maglia che attraversa la nostra storia. Siamo portatori di questa storia e un po' questo ci pesa, soprattutto perché, per ragioni anagrafiche, di questa storia ne abbiamo vissuto direttamente almeno la metà. Siamo impegnati a celebrare la ricorrenza e a festeggiare i 100 anni dell'Entella al nostro modo, facendo cose, proponendo uno stile e una filosofia societaria, giocando bene e realizzando buoni risultati sia come prima squadra che come settore giovanile. La nostra filosofia societaria continua ad essere quella di un fortunato slogan lanciato da noi alcuni anni fa: una provincia che fa calcio importante e pulito. Attorno al nostro progetto si sono costruiti valori ed idee non solo sportivi e calcistici. Qualcuno ha detto anche per noi, anche per l'Entella, Masca è un club, intendendo con ciò richiamare una serie di valori culturali e identitari che vanno oltre la società e la squadra di calcio. Al di là dei risultati sportivi, anche questo convegno vuole riflettere sul significato che lo sport e il calcio in particolare possono avere per lo sviluppo civile e la crescita economica di una comunità. Da questo punto di vista la Virtus Entella ha cercato in questi anni di fare la sua parte. Ha investito moltissimo nelle strutture e nello stadio, in particolare per renderlo conforme alle regole della Lega Pro e accogliente per i nostri tifosi e per i nostri ospiti. Ha investito nel sociale condividendo e sostenendo la linea indicata dalla Lega Pro al riguardo.
Investiamo nel sociale con la funzione non solo sportiva svolta dal nostro settore giovanile, che conta più di 350 giovani atleti, e in un momento nel quale si sente l'esigenza di proporre ai giovani valori e percorsi formativi all'altezza dei tempi, una scuola di calcio, la nostra scuola di calcio, si propone come comunità educativa e quindi come fattore di integrazione sociale, ma si propone anche come luogo di orientamento al merito, alla disciplina e al sacrificio che la ricerca del merito implica, alla competizione, e cioè a tutti quegli elementi e valori per troppo tempo poco considerati nei sistemi scolastici, ma invece così importanti per un corretto inserimento nel mondo del lavoro di oggi. Investiamo nel sociale anche con una serie di iniziative e di interventi di sostegno e di aiuto ai più deboli e sofferenti, e a favore di enti e istituzioni che di questi deboli e sofferenti si occupano, come l'ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova, il centro Benedetto Acquarone di Chiavari e la fondazione Chiara Rama di Chiavari e di Levi. In un momento così difficile per l'Italia e per Chiavari, siamo consapevoli di essere il simbolo di una città e di una comunità che non si arrende, che non vuole declinare, che vuole mantenere il suo ruolo di capoluogo e che si batterà con tutte le forze per non diventare l'ennesima e anonima periferia di una Liguria alla ricerca di idee e di esempi e di buone storie da raccontare. Questa battaglia per continuare ad esistere si fa con i fatti e non con i proclami, con il fare e non con il parlare. Se qualcosa la storia recente dell'Entella può ispirare, è che la volontà operativa e la trasformazione delle idee in progetti e poi in realizzazioni sono il vero e unico motore del cambiamento. Quindi forza, Chiavari, non ti piangere addosso. Costruisci il tuo futuro giocando i tuoi talenti e valorizzando ciò che hai di più bello e prezioso. Pensa ai giovani. Pensa ai giovani come noi facciamo con la nostra cantera. Non farli andare via. Costruisci per loro iniziative imprenditoriali, culturali e sociali. Non mollare mai, perché il calcio insegna questo. Se sopravvivi anche ai momenti più duri e difficili, tutto può ancora succedere. E questo in fondo il messaggio di 100 anni dell'Entella. Grazie a tutti. Buonasera, confesso che la commozione e l'emozione di Tonino, dell'amico Antonio Gozzi, è un po' contagiosa. In lui c'è la passione, in me c'è il ricordo. Io in questa città ho passato anni molto importanti, gli anni più belli forse, perché gli anni del liceo, gli anni, i primi anni dell'università, gli anni in cui ho giocato nelle giovanili dell'Entella, e mi dispiace non essere mai riuscito a giocare in prima squadra, allora non c'era nemmeno la panchina e quindi non ti davo nemmeno quel minutino che ogni tanto si dà come contentina al giovane, se no finivo anch'io tra i 1082 anzi, della maglia commemorativa. Mi dispiace molto questo, ma io sono molto affezionato, sono nato a Levanto, ma per me Chiavari è stata una città straordinariamente formativa sotto tanti aspetti, compreso il fatto che grazie poi al fatto di aver giocato nell'Entella sono anche diventato giornalista, perché mi sono messo a scrivere di cronache sportive per il Corriere Mercantile, dove ho trovato Mimmo Angeli, che era nella cronaca del Corriere Mercantile, dove abbiamo lavorato insieme 6 anni. Allora, il tema che dobbiamo affrontare stasera, e bando ai ricordi se no ci commuoviamo tutti, è il calcio e lo sport, quali fattori di crescita e sviluppo per il territorio. Il tema è grosso, impegnativo, e accanto a me ci sono 2 esperti, Antonello Valentini, che sorride immodestamente per il fatto che tu definiti esperto. Antonello è un vecchio amico anche lui, è direttore generale della Federcalcio e il presidente della Lega Pro Mario Macalli, e poi 2 colleghi
che ci aiuteranno nella discussione. Come sta il calcio italiano? Ma io direi che non sta tanto bene, non sto parlando del calcio come risultati sportivi, sto parlando del calcio come industria, del calcio appunto come fattore di crescita. Un ritaglio della Gazzetta dello Sport di, vediamo la data, del 13 febbraio. Il Bayern di Monaco ha un prezzo certificato, l'8% delle azioni del Bayern di Monaco ha un prezzo certificato di 110 milioni di euro, il che vuol dire che il capitale del club bavarese, scrive la Gazzetta, è di oltre 1 miliardo e 320 milioni di euro. La Juventus, di cui io sono tra l'altro amministratore, oltre che nel consiglio di amministrazione, oltre che presidente del museo, che è quotata in borsa, come sapete, capitalizzata per circa 224,6 milioni di euro. Questo è un dato che ci fa capire molte cose. La stessa Gazzetta, pochi giorni fa, ha pubblicato questa prima pagina, Conti amari del calcio, e è ritornata appunto sul tema della differenza tra il nostro calcio e quello tedesco, quello inglese, quello spagnolo certamente, e anche direi un po' con quello francese, che è in forte crescita. Una delle cose che colpiscono di più guardando i campionati esteri, guardando il campionato italiano, sono appunto gli stadi, i posti vuoti negli stadi. La Juventus è un'eccezione perché è uno stadio di proprietà, perché è uno stadio piccolo di 41.000 posti, che riempie quasi sempre, perché ha 27.000 abbonati, ma ci sono situazioni desolanti e anche guardando in televisione uno stadio vuoto si prova un senso di desolazione. Allora, che cosa si può fare? Quali sono gli elementi sui quali si può lavorare per far sì che il calcio italiano recuperi quelle posizioni che ha avuto, si diceva, il campionato più bello del mondo? Oggi forse non è più nemmeno tecnicamente il campionato più bello del mondo, ma soprattutto non lo è economicamente. Una volta le squadre italiane compravano i migliori giocatori, oggi i migliori giocatori cercano di andare a giocare all'estero. E lo vediamo da tanti esempi che abbiamo avuto. Quali sono secondo me le criticità? E poi vorrei sentire su questo punto il parere proprio di Antonello Valentini. La prima grande criticità è quella sul professionismo, una legge che risale al 1981, quindi vecchissima e che andrebbe, credo, riformata e adeguata. La protezione dei marchi. La protezione dei marchi nel nostro paese è debolissima, se non inesistente. Quando con la Juventus siamo andati a giocare a Monaco contro il Bayern nella scorsa Champions League, sono andato a visitare il loro museo, sono andato a visitare il loro centro commerciale e chi mi accompagnava mi ha dato alcune cifre che mi hanno fatto sorridere rispetto a quelle che facciamo noi a Torino. 57 milioni di euro di merchandising fa il Bayern Monaco, una cifra che è enorme, ma sono cifre simili a quelle che fanno a Barcellona, quelle che fanno con Real Madrid, Manchester United, anche se adesso non sta andando benissimo, Chelsea certamente. Questo dato della protezione dei marchi è molto molto importante, perché noi intorno ai nostri stadi abbiamo sempre quelle bancarelle che vendono le maglie, che non sono maglie autentiche. In Germania è impensabile intorno all'Allianz Arena vedere bancarelle che vendono le maglie del Bayern. Lo store del Bayern è 1000 metri quadri, vendono qualunque cosa e quindi realizzano delle cifre impensabili, che consente poi di comprare anche i migliori giocatori. Se Guardiola dice voglio quel giocatore, lo prenda. Ha voluto Thiago Alcantara, che era a Barcellona, l'ha preso, costasse quello che costasse. Infine veniamo al punto degli stadi. E qui tocchiamo anche il tema del territorio. La legge attuale è una legge che certamente facilita le autorizzazioni, ma non incentiva realmente la costruzione degli stadi. L'ho detto prima, gli stadi italiani sono brutti, sono vecchi, sono spesso vuoti, non attirano, non sanno creare, perché non hanno le strutture adeguate, intorno all'evento partita, la giornata, come si costruisce
in generale nel sport professionistico in tutto il mondo. Se voi andate al Madison Square Garden a guardare una partita dei Knicks di basket o dei Rangers di hockey, è un evento che vi consente di passare la giornata lì. Se andate a vedere una partita di football americano o di baseball, è la stessa cosa. Dovunque nel mondo, soprattutto nelle città più importanti, nelle città più organizzate, avete la possibilità di passare l'intera giornata ruotando intorno all'evento partita. In Italia è impensabile, tranne appunto che nello stadio di Juventus, che è stato costruito anche con quell'intenzione. E sarà ancora più, da questo punto di vista, la struttura Juventus ampliata quando verrà sistemata l'area contigua con la costruzione del centro di allenamento della prima squadra, un albergo, eccetera. Sono gli stessi concetti che hanno ispirato, non so, quel signore che è un russo, che forse Tonino Gozzi conosce perché si chiama Prokhorov, ed è un signore molto ricco, che si è comprato a un certo punto la squadra di basket del New Jersey, l'ha portata a Brooklyn, ci ha costruito una grandissima arena, la Barclays Arena, e fa degli eventi straordinari intorno a una squadra che tra l'altro è mediocre dal punto di vista del risultato sportivo. Quindi questi sono secondo me i temi: la legge sul professionismo, la legge sugli stadi e la protezione dei marchi. Io mi fermo qui perché vorrei sentire che cosa dice Antonello Valentini su questi punti e quali sono le possibilità che il nostro calcio migliori non solo la sua immagine, non solo la sua prestazione sportiva, ma anche la sua prestazione, diciamo così, economico-finanziaria. Antonello, a te. Bene, grazie. Grazie, io saluto le signore e i signori che sono qui presenti e con loro tutti i cittadini di Chiavari che devono essere orgogliosi di questo traguardo della loro società e della loro squadra. Ringrazio dell'invito e l'orgoglio di Chiavari e l'orgoglio della Federazione Italiana per una società che compie 100 anni, che ha vissuto tante traversie e che sta tornando, ma qui mi fermo e non dico altro, in un mondo di superstizioni e di scaramanzie, in settori che probabilmente le appartengono di più. Una realtà molto significativa questa di Chiavari, che è risorta grazie soprattutto all'impegno, alla passione che abbiamo toccato con mano del presidente Gozzi. Se avessi saputo prima che Paolo Garimberti non ha giocato in prima squadra, avrei evitato di leggermi i 1082 nomi. Mi sono tranquillizzato solo quando non ho trovato il suo nome tra i 1080 giocatori dell'Entella. Scherzo, ovviamente. Conosciamo Paolo, dal 1976, abbiate Paolo pazienza. Per me è più che un amico, ma questo era un dato che un po' mi inquietava. Invece mi sono tranquillizzato, purtroppo, leggendo tutti i nomi. Qui è stato fatto un lavoro significativo, un lavoro di grande rilievo tra prima squadra e settore giovanile, ed è quella, secondo noi, la strada che bisogna perseguire. Anche sull'impiantistica, ricordo, ma voi lo sapete meglio di me, che in sede di iscrizione al campionato di prima divisione l'Entella aveva ottenuto una deroga, poi prima del campionato si è messo a posto con la capienza esattamente 4.166 posti contro i 4.000 chiesti come minimo dalla Lega Pro, e auguro all'Entella di avere bisogno di un'altra deroga nella prossima stagione sportiva. Calcio italiano, criticità e difetti, ne siamo perfettamente consapevoli. Io porto qui oltretutto il saluto del presidente della Federcalcio Giancarlo Abete. Siamo consapevoli delle criticità e dei difetti di tante cose non positive che vivono nel mondo del calcio, ma vorrei anche dire che se il paese fosse nello scenario internazionale allo stesso livello in cui il calcio italiano è nello scenario internazionale, forse qualche cosa andrebbe